quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, questo è la Fra che parlo, ci siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati dopo tantissimo tempo su Minecraft. Sono tornato su Minecraft perché? Perché mi trovo su un server, il server è Parkercraft, più precisamente mc.parkercraft.it. Mi trovo qui perché mi hanno proposto una collaborazione, gente che mi segue, mi stalkerà, una collaborazione all'interno del server, all'interno del quale appunto dovrò provare questa e portare sul canale questa modalità di nome Clash Royale, o meglio Craft Royale. Perché? Perché alla fine si tratta di Clash Royale su Minecraft. Chiedo scusa se faccio un po' di casino nel parlare, ma mi impallo ogni tanto. Craft Royale, ossia Clash Royale su Minecraft, in cosa consiste? Consiste nel gioco che noi tutti conosciamo, trasportato su Minecraft. Avevano fatto la stessa cosa con gli U4316 un po' di tempo fa, in cui avevano appunto portato Clash of Clans su Minecraft, mentre qui parliamo dell'ultimo gioco uscito dalla Supercell. Di conseguenza abbiamo a disposizione delle carte, abbiamo a disposizione di un mazzo, dei bauli da spacchettare e degli attacchi da fare. Non è il vero Tola, fra lui ha la skin. In realtà io non so perché, ma la skin me la vedo, mentre gli altri alcuni non me la vedono. Vabbè, peace and love. Comunque sono il vero Tola fra, mi spiace dirtelo, amen. Intanto faccio salutare di nuovo faccio salutare di nuovo il tubo perché avevo già registrato, ma era successo un problema con la registrazione. Quindi chi vuole salutare, saluti. E ciao mamma, sono in tubo. Ok, perfetto. Procediamo con lo spiegare appunto in cosa consiste questa modalità, perché ormai vi ho detto, voi molto probabilmente non ci crederete, ma alla fine è una roba davvero, secondo me, fantastica poter giocare su Minecraft, un gioco che a me piace, che ho lasciato un po' in disparte, ma comunque mi piace sempre, a Clash Royale, un altro gioco in cui io gioco, a cui gioco molto, ecco. Toccando la bussola abbiamo a disposizione le carte. Questo è il nostro mazzo, quindi praticamente il mazzo. Poi avremo i diversi mazzi. Abbiamo le diverse carte. Queste sono quelle che ho trovato io finora. Poi naturalmente il server è aperto da neanche un giorno, di conseguenza spero di trovarne molte altre. Abbiamo lo spawner creeper carichi, che costa 8, livello 1, e ci dice anche quante carte servono per essere upgradata, quindi proprio come su Clash Royale. Poi abbiamo il creeper, abbiamo il ragno delle caverne, abbiamo il lupo. A quanto mi hanno detto si stanno impegnando per fare un reskin delle truppe in maniera tale che assomiglino in tutto e per tutto a quelle di Clash Royale. Ovviamente è un lavoro che richiede molto tempo, quindi se vedono che le cose vanno bene, se vedono che il server ha successo, lo faranno in maniera molto più rapida, e comunque lo porteranno al più presto. Non mancano comunque, oltre alle carte, anche le casse. Qui compariranno le casse che possedete, io non ne possiedo nessuna. Ci sono i bauli in omaggio che compaiono ogni tot di ore e che appunto sono gratuiti, voi spacchettate. E dopodiché c'è lo shop in cui potete acquistare con 10.000, 100.000, 1 milione, 2 milioni, 5 milioni di monete le diverse casse. A destra vedete il clan in cui appartengo, i money, che sono appunto le monete. Adesso ne ho farmate davvero poche, però sono a 839 monete. Ovviamente non è un grande livello, ma perché ci sono stato davvero poco a farmare, ho passato la maggior parte del tempo a cercare di capire le meccaniche. Dopodiché abbiamo lo shop e il numero di persone online. Tu là dove stai? Sto dove c'è un tizio che sembra più un porco spino che altro, non so dove sia finito. Una domanda che sorge ovviamente spontanea è: come si fanno gli attacchi e come si fanno a ottenere i soldi? Per gli attacchi purtroppo dobbiamo aspettare una settimana. Perché? Perché a questo momento occorre farmare le carte. Se aprissero gli attacchi, ci sarebbe gente che ha pochissime carte, quindi si rischierebbero dei bug. Io stesso ho soltanto 4 carte, di conseguenza si rischierebbero dei bug all'interno degli attacchi, dei problemi vari. Dunque si dà tempo per aprire vari bauli d'omaggio, per acquistarne di nuovi e per poter farmare. Come farmare? Innanzitutto diamo un'occhiata allo shop, fate slash shop, ci sono tutte le cose che potete acquistare grazie alle monete, neve, ossidiana, argilla, tutti questi gadget qua. I picconi servono per minare, infatti proprio come in un prison c'è la possibilità di minare.
raggiungiamo il tier A facendo slash tier A e appunto ci troviamo in questa zona qua, zona all'interno della quale noi avremo la possibilità di scavare pietrisco e soprattutto carbone, che ci dà una marea di punti. Vedete, io ho già fatto un po' di scavaggiamento durante questa mattinata in cui ho testato il gioco, e grazie a questi scavi noi otteniamo, come vedete in basso, del carbone, del pietrisco e altri elementi. Possiamo anche ottenere il legno volendo, adesso vi mostro. Ah no, lo abbiamo ottenuto, mi ero dimenticato. E scavando appunto possiamo ottenere tutti questi diversi materiali. Ci troviamo nel tier A, quindi si possono acquistare diversi tier facendo slash tier list, e si viene fuori la lista di tutti i tier. Ognuno ha un prezzo, ovviamente. Partiamo da 5.000, poi 25.000, poi 100.000, e mano a mano il prezzo aumenta. Ogni volta che avete sbloccato un nuovo tier avete la possibilità di ottenere sempre dei materiali sempre migliori. Passiamo come vendere. Fate slash sell e potete vendere il vostro carbone, potete vendere il pietrisco, la cobblestone, scusate, vabbè, e potete vendere il legno. Una volta che avete posizionati lì, vabbè, il legno possiamo anche tenercelo, vabbè, vendiamolo, così vi faccio vedere. Vi dice il prezzo: venduto coal per 128, venduto cobblestone per 32, venduto altra cobblestone per 14 e venduto un pezzo di legno per 0.4. Il totale della vendita ci dice 174, quindi capite bene come si fanno ad ottenere i vostri soldi per acquistare i vari gadget che si acquistano, come già vi ho già mostrato, con lo shop. Qui potete acquistare ad esempio la carne se avete bisogno, altrimenti i vari spade e cose di questo tipo. Perché dovrei acquistarmi una spada? Adesso ve lo mostro subito, ce l'ho già, quindi non l'acquisto. Vado nel warp mob arena, ci troviamo qui, abbiamo a disposizione la nostra spadina. Scusate che prendo un'altra cosciotta, me la magno. E grazie alla nostra spadina e all'aiuto degli altri compagni del clan, e questo è appunto l'aiuto che ci possono dare, possiamo uccidere i diversi mob. Quindi andiamo in team, spero che mi seguano, spero che non mi voglia accoppare, anche perché il PvP è disattivato, quindi peggio per te. Ho spinto uno zombie là in alto, attenzione, potrebbe fare una strage. E qui vedete che in basso, adesso spero di colpiamo i pigmen, che vabbè sono i più... Sì, certo che se non me ne fate uccidere neanche uno. Vabbè, avete visto che ogni creatura che viene uccisa, no, sempre che non sono io, mi dà un tot di punti. Da 6 monete, 9 monete, questo in maniera casuale. Vi posso mostrare 10 monete, vedete che non c'è... Ah, ok, ho ucciso un pollo a caso. Che non c'è una logica, quindi spawnano... Cazzolina, mi vuole uccidere questo... Spawnano in maniera casuale. Voi potete ottenere le monete facendovi valere all'interno della mob arena. Spero di non crepare, anche perché altrimenti perdo tutte le robe bellissime che ho. Saliamo qua, ok, ci siamo salvati. Questo è un altro metodo per farmare. Altro metodo per farmare è il warp PvP. Ora, qui non si possono guadagnare... Scusate che acquisto una cosciotta. Qui non si possono guadagnare i punti, cioè i money, da quanto ho capito. Però se trovate qualcun altro che... Ok, ho chiamato qualcuno nel PvP così che possa mostrarvi. Vedete, se posso, se li faccio entrare nel comando, nel coso del PvP, posso rubargli quello che avevano. Infatti gli ho rubato due cookie stick, e in questo modo posso rubargli dei materiali o cose di questo tipo che poi posso usare. Quindi diciamo che dall'essere compagni di clan si passa ad essere degli acerrimi rivali, un po' come se fossero... No, ok, ho ucciso anche lui. Un po' come se fossero degli amichevoli, come se fossero degli amichevoli all'interno del duello. Non tanto amichevoli, perché se morite perdete un bel po' di roba, e quindi le parolacce ci partono comunque. Ma questo era per farvi capire. Ok, adesso sono crepato e ho perso tutto. Ottimo. Questo era per mostrarvi ovviamente il funzionamento di questa modalità. A breve aprirà anche il mob farm, che in teoria era qua se non sbaglio, ma è troppo piccola come area, quindi hanno deciso di aprirlo e sistemarlo. Nei prossimi giorni tutto sarà sistemato, e tra una settimana, quindi domenica prossima, avrà anche la possibilità di fare attacchi. Mentre altre zone da consultare, vabbè, qui c'è la zona V,
Vipponi, in cui c'è la possibilità di acquistare i vari kit VIP che vi danno dei vantaggi all'interno del gioco: armatura, arco, ascia e diversi elementi che vi possono dare una mano all'interno del gioco e quindi che vi possono aiutare a farmare più facilmente. Niente raga, io spero che il video vi sia piaciuto, vi lascerò appunto l'IP del server in descrizione, se volete farci un salto io ultimamente ci giocherò, non so, non vi so dire gli orari, quando ci gioco, quando non ci gioco, quando sono online, quando non sono online, perché dipende dagli impegni che ho, dipende da tutti questi impegni, da tutto, dipende da una serie di cose. È possibile che ci giochi la mattina, che ci giochi la sera, che ci giochi un'ora, come ci giochi 3 ore, come ci giochi 10 minuti, soltanto per dare un saluto a voi. Spero comunque che il server vi piaccia, che l'idea vi piaccia e mi auguro che arriviate in tanti. Dato la fede tutto, spero che da 40 online in cui siamo ora con il server appena aperto diventiamo davvero davvero tantissimi. Vi ricordo, entrate nel mio clan e non in quello degli altri, perché dobbiamo fare il culo a tutti. Dato la fede tutto, ci vediamo al prossimo video. Beh.